Nell'ultima puntata stavamo assistendo a un terremoto, il terremoto continua. Allora vedete, come vedete la casa non sta crollando, non si sta muovendo niente, vuol dire che la norma è abbastanza flessibile. Ok. Intanto che noi stiamo, se il terremoto vediamo, ci deve essere almeno uno spazio per la lavare, ok? La cucina. E poi ci deve essere minimo un frigo, e qui c'è tutto quello necessario di cui abbiamo bisogno, ok? Possiamo andare avanti, la cucina è verificata. L'ingresso, la larghezza deve essere minimo un metro quadro, un metro, quindi va bene, questo va benissimo. E sono 47 yard. E cosa c'è da verificare? La camerina di là della sorella, ma non si può, sono private. Il divano, il divano. Non possiamo, il divano deve essere minimo 180x60. Non abbiamo, o si chiede al collega un metro, ok, un metro. Cioè abbiamo già il metro. Però ci serve quello più preciso, perché lui non è che ce la faccia. Ma non era molto tecnologico. Sono 24 centimetri. Ma ora sta dicendo cazzate, perché... perché non riesce, non riconosce la roba. Ma no, sono te l'ho detto, sono 37 pollici. Ma no, non è vero, perché lui non riesce a misurare gli arredi. Lui misura solo gli infissi e le cose di grandi... com'è che si dice? Cazzoni. Cioè... non ha uno strumento di precisione. Lui non misura le cose al dettaglio, lui le misura le cose all'ingrosso.